La responsabile nazionale ambiente del PD, Chiara Braga, ieri sera è arrivata a Vittoria e ha incontrato la candidata del partito Lisa Pisani. Al centro del vertice, ovviamente, le tematiche ambientali. La stessa, inoltre, ha sottolineato quanto il Partito Democratico tenga alla città di Vittoria e l'importanza di parlare di ambiente in una città, ha detto, ancora in ritardo perché possa mettersi al passo di tante altre. Noi siamo qui per dare tutto il nostro sostegno e il nostro supporto a Lisa, candidata alla guida della città di Vittoria. Credo che sia un motivo di orgoglio e anche di grande impegno per i cittadini sostenere per la prima volta una candidatura femminile che può mettere in campo esperienza amministrativa della sua attività pregressa e anche grande passione per i problemi di questa città. La nostra vicinanza è anche sui temi di cui io mi occupo in maniera più specifica, che sono quelli relativi all'ambiente. Ci sono dei problemi, ma ci sono anche delle grandi opportunità e sono certa che da questa occasione potremo sostenere anche da lontano l'azione e l'impegno di Lisa alla guida di Vittoria. Ad accogliere la Braga c'era anche il segretario provinciale del partito Giovanni Denaro, il quale ha sottolineato che il PD è uno, anche se spaccato, e che quanti sono venuti in città a sostenere altri candidati come Oliveri, Cardinale, Croce e Nencini non siano del PD. Si è parlato di ambiente, Lisa Pisani ha avuto modo di presentare questo punto del programma importante, c'è stato un confronto costruttivo con l'onorevole Braga, l'onorevole Braga ha fortemente sottolineato il sostegno del Partito Democratico Nazionale al progetto Lisa Pisani Sindaco. Il Partito Democratico è uno, è unito e andrà avanti e vincerà questa sfida del progetto Lisa Pisani Sindaco.